E stasera sì, abbiamo formato un comitato che solleciterà subito le istituzioni superiori, il direttore sanitario, la direzione sanitaria e la direzione di Ginosa e quella a Taranto, affinché tutto ciò che sta avvenendo sulla nostra pelle non venga più. Quindi spero che il comitato che andiamo a formare, che stiamo formando, sia propositivo e che chi segue, tutta la popolazione, sia di aiuto al nostro operato. E sono intervenuti un po' tutte le associazioni di volontariato che operano nella sanità, sta l'Avis, sta l'Ant, sta tutte le associazioni, devo dire, sono presenti stasera, non ricordo tutti quanti perché ho visto il Masci, la Gesci, veramente tutti quanti, perché il problema è un problema, è un problema serissimo, sulla salute non si può, come tutti quanti hanno detto prima di me, sulla salute non si può e non si deve scherzare, dobbiamo lottare, dobbiamo salvaguardare noi, i nostri figli e la nostra salute. Ecco. E siamo qua perché quando ci sono i problemi tutte le famiglie si riuniscono, anche noi a Ginosa qua con i problemi della sanità che sono sempre in continuo vessare il nostro territorio, l'Avis ha preso carico, io Mario, di questa situazione e abbiamo riunito un po' tutti i cittadini, le volenterosi e tutte le associazioni che vogliono far parte di questo comitato perché questo non avvenga, ci vogliono depauperare anche il 118, vogliono togliere tutte le specialiste che abbiamo al nostro poliambulatorio e questo purtroppo per la salute delle persone, perché noi lottiamo in prima persona come già donatori di sangue, non ci va giù e questo è quello che chiediamo a tutti quanti. Abbiamo visto una bella partecipazione stasera di tutti quanti e la buona volontà di tutti quanti. Spero che la buona volontà ci porti a risultati ottimali per il nostro territorio. Grazie.